Si chiama Dedalo come il protagonista di un romanzo di James Joyce e come il personaggio della mitologia classica inventore del famoso labirinto del Minotauro. Si tratta del nuovo progetto sperimentale realizzato grazie alla sinergia tra gli assessorati alle biblioteche e alle politiche giovanili, Agenzia Giovani e Mediateca Montanari, inaugurato ieri mattina alla Memo, all'obiettivo di aiutare i giovani a orientarsi nel complesso mondo della conoscenza e dell'informazione e del nuovo servizio cittadino di Informa Giovani. Io ritengo che in questo momento in cui a Fano il job registra 5.800 disoccupati, il tema del lavoro sia fondamentale soprattutto per i giovani. Per le politiche giovanili si intendono i ragazzi tra i 16 e i 35 anni e mi sembrava giusto ragionare su un servizio che sia il più aperto possibile alla cittadinanza. Lo scorso Agenzia Giovani, che è stato aperto fino a dicembre, era negli spazi del Sant'Arcangelo. Ci tengo a sottolineare, non è una copia del job, è un servizio che ti aiuta a trovare delle informazioni sul lavoro. Ci sarà una bacheca seguita dalle due ragazze Linda e Sara, che ringrazio, della cooperativa Crescere, che darà informazioni ai ragazzi. I servizi offerti sono gratuiti, comprendono l'apprendimento linguistico, la redazione di curriculum vitae e forniranno un aiuto per interpretare i bandi europei. La scelta di farli vivere nella seconda piazza della città, cioè nella Mediateca Montanari, è una scelta non solo organizzativa ma anche concettuale, nel senso che all'interno di questi spazi e all'interno di queste attività noi vogliamo anche declinare un'idea di socialità che riguarda sicuramente il mondo giovanile, ma è proiettata a tutta la città. Il 1 aprile scorso inoltre è stato firmato un protocollo con gli altri Informa Giovani della provincia di Pesaro Urbino per condividere e mettere in rete tutte le conoscenze. Aprirà il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il venerdì mattina dalle 10 alle 13. Siamo operativi già da oggi, apriamo le porte, siamo pronti ad accogliere tutti i ragazzi che hanno bisogno di informazioni e che vogliono conoscere il progetto.